Beh, quest'anno il 31esimo convegno dei giovani di Confindustria vuole dare un messaggio forte, tant'è vero che lo slogan è forti. Forti significa essere forti nelle gambe, essere forti, avere spalle grandi per affrontare il superamento di questo ottavo anno ancora di una situazione di crisi dalla quale ancora non si è uscito. Sono tutti qui come ogni anno, quest'anno c'è una partecipazione molto forte anche delle istituzioni e ovviamente i giovani imprenditori di Confindustria fanno giocano il loro ruolo. Molto importante perché nei momenti in cui c'è una crisi come quella che purtroppo ancora esiste dopo 8 anni, la speranza è quella che deve essere sempre viva e i giovani con la speranza sono il segreto, diciamo, del superamento dell'impasse. Parlare del settore della tecnologia è riduttivo perché la tecnologia è un'applicazione trasversale, un po' il senso anche di questa innovazione di cui parliamo e che ravvisiamo anche nelle politiche industriali che sono state avviate sia dal governo che in Regione Campania. Quindi giovani imprenditori, anche meno giovani, che investono in innovazione per ammodernare la propria offerta in generale, i processi produttivi e per dare un'offerta appunto che possa competere sui mercati globali. I dati sul lavoro sono dati abbastanza negativi perché quando sono forzati da un altissimo livello di spesa e anche lì non avevano vincoli al legame con gli investimenti e all'aggiuntività di lavoro, il rischio che abbiano appunto agito come hanno agito, sono però particolarmente negativi perché cominciamo a vedere gli effetti di aver destrutturato la tutela dei licenziamenti e quindi crescono a dismisura i licenziamenti per motivi disciplinari. Penso che la direzione dei giovani oggi sia una grande innovazione ma senza mai tralasciare le tradizioni. Anche con la mia azienda proveniamo da 3 generazioni di produttori di pasta e abbiamo innovato e stiamo innovando. Siamo anche noi nella 4ª rivoluzione industriale, abbiamo adesso dei robot che ci danno una mano a confezionare, ma i nostri segreti nella produzione, nella prosciugazione, nel confezionamento non vengono mai tralasciati. Quindi quello che cerco di dire sempre ai ragazzi del gruppo: va bene l'innovazione, va bene la tecnologia, ma mai dimenticare le radici e il punto di partenza da cui siamo partiti.